due guerre mondiali, un incendio, le cose più eclatanti che sono state fatte, ma problemi tutti i giorni che nascono. Credo che questo sia la forza di un gruppo, la forza di una cooperativa, la forza di essere assieme. Dal 24 maggio 1883 prende vita la storia della latteria sociale di Soligo, faro di un territorio che ne ha vissuto gioie e dolori, come quel terribile rogo che distrusse una parte importante dell'azienda. Io fra l'altro me lo ricordo l'incendio perché ero un giovane bambino delle scuole elementari che sorgono poco vicino alla latteria e quindi ho proprio dei ricordi nitidi di quel momento. Però la latteria ha saputo anche da queste difficoltà ripartire, riorganizzarsi e diventare quella che è la latteria che noi tutti oggi conosciamo. Era una fra le prime cooperative sorte in Italia negli anni che toccano tre diversi secoli. Ha saputo trasformarsi in una delle aziende simbolo trevigiane nel settore lattiero caseario, allargandone i confini operativi. Se partiamo che siamo partiti nel 1883, erano neanche 20 anni dell'unificazione d'Italia, il bisogno di avere dei prodotti, migliorare i prodotti per sicurezza alimentare, già in quel momento il Beato Toniolo e il nostro primo presidente Schirati vedevano che gli agricoltori dovevano migliorare il proprio prodotto perché malattie ce n'erano tante e morti tante in quei tempi. E la cooperazione abbiamo visto che parte con solidarietà, mettersi assieme per creare un gruppo, per creare forza, perché senza creare forza ognuno di noi è debole. Dai fondatori Toniolo e Schiratti alla moderna cooperativa che ha compiuto i suoi primi 140 anni e si appresta a celebrarli con mesi di iniziative. Spaziamo da quella che è la presentazione di nuovissime referenze dei prodotti di latteria Soligo alla presentazione del catalogo celebrativo dei 140 anni che ha come sfondo, pensate, il vero statuto originale di fondazione della latteria Soligo. Passeremo attraverso il, diciamo, tornare alla tradizione della notte bianca del gusto a luglio, per arrivare al fine anno col crescendo delle manifestazioni. Ci sarà, oltre alla partecipazione di Soligo con una squadra alla Prosecco Cycling, un bellissimo evento dedicato ai bambini delle scuole elementari all'interno della latteria, che vedrà come testimonial Claudio Chiappucci. E poi ancora un libro sotto forma di romanzo scritto da Corrado Passi che celebra il quasi secolo e mezzo di vita e attività della latteria. Solidale per statuto eppure nel concreto, in momenti estremamente difficili come quelli che sta vivendo la Romagna martoriata dall'alluvione. Mi viene a rabbrividire capendo già le difficoltà che abbiamo in questo momento, perché anche se viviamo negli anni del 2023 dove che sembra che tutto sia facile, ma quelle famiglie avranno i momenti difficili. La latteria di Soligo, col suo consiglio di amministrazione, cercherà di fare delle iniziative per poter raccogliere dei fondi da destinare a qualcuno, no, che poi il consiglio di amministrazione deciderà come poter fare.